Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli suoi, dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, Cristo Gesù, dal Libro di Cielo, volume 14, 19 maggio 1922. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere da dentro il mio interno, al quale, aprendosi come una porticina, poggiava le sue braccia e sporgeva la sua testa fuori per vedere che cosa facevano le altre creature. Io guardavo insieme con Gesù, ma chi può dire i mali che si vedevano? Le offese che si facevano ed i castighi che pioveranno. Era raccapricciante una vista così dolorosa. Come pure vedevo il nostro povero paese colpito dal flagello divino. Ora, io vedendo che Gesù guardava con una tenerezza di amore e di dolore, mentre giorni prima mi era riuscito impossibile di farlo guardare e di rivolgerlo di faccia verso le creature, gli ho detto: Amore mio e vita mia, vedi quanto soffrono i tuoi e i miei cari fratelli? Non volete usare pietà? Quanto volentieri soffrirei tutto per far che loro fossero risparmiati? Vedi, questo è un dovere che mi impone lo stato di vittima, la tua imitazione. Non soffristi tutto per noi?
E come vuoi che io non soffra per risparmiare loro e che imiti te mentre tu tanto soffristi? E Gesù, spezzando il mio dire, mi ha detto: Ah, figlia mia, è giunto a tanto l'uomo che non posso guardarlo se non con orrore. E se lo guardo è solo da dentro te, perché trovando in te tutte le tenerezze della mia umanità, le mie preghiere, sento un trasporto di guardarlo con compassione e per amore tuo risparmierò le loro vite. L'uomo ha bisogno di purghe forti, altrimenti non si ricrede. E perciò travolgerò tutto per rinnovare tutto. Farò cose impreviste, castighi nuovi, di cui l'uomo non potrà trovare la cagione, questo per confonderlo. Ma tu non temere, per amore tuo risparmierò qualche cosa. Sento in te come sentivo nella mia umanità la corrente delle comunicazioni con tutte le creature, e perciò mi è duro non darti e non contentarti in nulla. Onde più tardi mi sono trovata fuori di me stessa, ad un punto altissimo, ho trovato la mia mamma celeste, un nostro arcivescovo defunto, i miei genitori e il mio dolce Gesù in braccio al vescovo, il quale non appena vistami me l'ha dato in braccio dicendomi: Prendilo, figlia mia, e godilo. E Gesù faceva festa nelle mie braccia. Ed ha detto: Figlia carissima del mio volere, voglio rinnovare il connubio del gran dono di farti vivere nel mio volere, perciò ho voluto presenti come rappresentanti la mia cara mamma, il vescovo che prese parte alla tua direzione stando in terra e i tuoi genitori, affinché tu resti maggiormente confermata nella mia volontà e riceva tutta la corrente di beni che la mia volontà contiene, ed essi siano i primi a ricevere la gloria dell'operato del vivere nel mio volere. Tu non sei altro che un atomo nel mio volere, ma in quest'atomo io ci metto tutto il peso della mia volontà, affinché come ti muovi il mare immenso del mio volere riceva il suo moto, le acque si increspino, e come agitate esalino la loro freschezza e i loro profumi, e straripino a bene del cielo e della terra. L'atomo è piccolo, leggerissimo, e non è capace di agitare tutto il mare immenso della mia volontà, ma messovi dentro tutto il peso di essa, sarà capace di tutto. E mi darai campo a dare da me altri atti divini. Sarai come la pietruccia increspata, sarai come la pietruccia gettata nella fonte, che come cade le acque si increspano, si agitano e mandano fuori la loro freschezza ed il loro profumo. Ma la pietruccia non contiene il peso della mia volontà e perciò non può stralipare e far stralipare la fonte, ma il tuo atomo col peso del mio volere non solo può travolgere il mio mare, ma allagare cielo e terra. Come dentro d'un fiato berrai tutta la mia volontà con tutti i beni che essa contiene, e dentro di un altro fiato la metterai fuori, e mentre ciò farai tante volte moltiplicherai la mia vita, i miei beni, quante volte la bevi e quante volte la emetti. E se nel cielo i beati godono di tutta la beatitudine che contiene il mio volere, vivono in esso come nel proprio centro, ma non lo moltiplicano, essendo fissati in loro i meriti. Tu invece sei più felice di loro, potendo moltiplicare la mia vita, il mio volere, i miei beni. Tu sei in loro il mio volere felicitante, in te è operante, e chiedo i tuoi atti per moltiplicarmi. Quando tu operi, sto con ansia a guardare se operi nel mio volere, per ricevere il contento di vedermi moltiplicato nel tuo atto. Quanto dovresti stare attenta e nulla farti sfuggire. Bene, questo brano, che è abbastanza, un contesto abbastanza doloroso, drammatico, molto serio, su cui certamente dovremo un pochino meditare, contiene anche, diciamo, degli insegnamenti fondamentali su
vabbè, sul valore degli atti nella divina volontà, ma anche su una differenza strutturale, sostanziale che c'è, ecco, tra il vivere in essa in questo mondo e il vivere in essa in cielo, quindi con degli effetti derivanti direttamente da ciò che la Chiesa già ben conosce, applicati evidentemente a questo mondo tutto divino. Ecco, andiamo con ordine. C'è una situazione drammatica. Siamo nel 1922, che Gesù constata nel mondo con dolore. La cosa grave non sono tanto i cosiddetti castighi, ma sono le offese e i mali che si moltiplicano. Perché il dilagare del male in tutte le sue forme produce dolore, produce bruttezza, produce sofferenza, produce morte, produce violenza, produce angoscia, disperazione, tristezza. Purtroppo tutto il male in senso ampio che noi vediamo, di cui noi facciamo disgraziatamente, quotidianamente esperienza, non ha nessun'altra causa che la libera volontà dell'uomo, purtroppo. In questi scritti si usa sempre il termine l'umana volontà, che devasta, distrugge. E questo causa un dolore immenso. Gesù guardava con una tenerezza d'amore e di dolore questo spettacolo. Un dolore immenso in Gesù, ma anche, come dire, non saprei neanche io bene come esprimerlo, non sembra un dolore, una sorta di, come dire, di rifiuto, perché Dio è bellezza infinita, Dio è bontà infinita, Dio è amore infinito, Dio è ordine infinito, Dio è armonia infinita, insomma, no? E i suoi occhi che vedono mostruosità, orrori, come lui dice, deformità, grida, lamenti, pianti, lì dove lui aveva tutto operato perfettamente, qualche cosa che, beh, certamente noi non possiamo immaginarlo perché nessuno di noi può percepire il cuore di Dio, però certamente è qualche cosa che non può lasciarlo indifferente, diciamo così, secondo il nostro modo di parlare. Gesù inorridisce nel vedere questo spettacolo. Non posso guardarlo se non con orrore. E qui dice la prima cosa importante, che se lo guardo è solo da dentro te, perché trovando in te tutte le tenerezze della mia umanità, le mie preghiere, sento un trasporto di guardarlo con compassione. Quindi, siccome ieri abbiamo visto questo filo, no? Questa polarità tra misericordia e giustizia, no? Che è un po', diciamo così, simboleggiata dalla Santissima Umanità e Divinità di Cristo, no? E appunto è stata l'umanità il luogo della compassione, il luogo della misericordia, il luogo, come dice Luisa, devo fare come te, sono una vittima come te, tu hai sofferto per noi per risparmiare tutti. E io voglio fare la stessa cosa in quanto tua vittima. E Gesù gradisce questa cosa, addirittura gli dice: guarda, per questo risparmierò loro qualche cosa, perché sento in te come sentivo nella mia umanità la corrente delle comunicazioni con tutte le creature, perciò mi adoro non darti, non contentarti in nulla. Ecco, questo fa anche comprendere quanto sia importante, ma questo è un principio generale, diciamo, da un punto di vista spirituale, ascetico e conseguenza,
di una visione soprannaturale della realtà del principio della comunione dei santi, noi dinanzi al dilagare del male abbiamo l'unica risposta che è stata data in maniera convincente da Dio, è stato quello che ha fatto Gesù. Cioè, in due parole, cosa è venuto a fare Gesù sulla terra? Adesso lasciamo perdere quello che fa adesso che è in cielo, d'accordo? Ma sulla terra cosa è venuto a fare Gesù? A prendere su di sé il male del mondo, a offrirsi lui, a pagare lui. Noi sappiamo che pure fatto questo da parte sua, non è che i mali sono cessati nel mondo, quindi comprendiamo bene anche certe cose, ma certamente sono piovute una serie di infiniti benefici. Che il fatto poi che siano stati percepiti in misura, ahimè, limitata, non dipende da chi li ha elargiti, ma dal cuore ristretto di chi doveva accoglierli. Ma io ho sempre pensato che l'esperienza di Gesù, evidentemente, è assolutamente fondante, perché se Gesù non avesse fatto quello che ha fatto, neanche se tutta l'umanità intera ne avesse imitato gli esempi in maniera perfetta, cosa peraltro impossibile senza la grazia, non ne sarebbe venuta la salvezza dell'umanità, non ne sarebbe voluto nulla di buono, perché Gesù ha operato veramente come salvatore e la salvezza che ha realizzata è veramente effettiva e quando viene accolta e comunicata è realmente produttiva. Per questo che noi abbiamo il mandato da parte di Gesù di andare ad annunziare l'Evangelo e battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché non è la stessa cosa. È accogliere in forma piena e perfetta tutta l'opera della redenzione, con la conseguente giustificazione che Gesù ha fatto, è piuttosto che no. Quindi questo è il dono dei doni, la cosa più grande che si possa fare alla razza umana. Ora, fermo quindi restando la portata unica, primaria, fondante, divina, insostituibile di quello che Gesù ha fatto, è chiaro che Gesù ha anche stabilito uno stile, un modus operandi, chiamiamolo così, che è normativo per tutti. Cioè, vuoi interagire, interfacciarti, quindi fare del bene con lo stile di Gesù, devi seguire le sue orme. I più bravi, diciamo bravi non nel senso, come dire, no, meritocratico, cioè i più generosi, cioè quelli che ci credono di più, quelli che si immedesimano maggiormente con l'anima e con lo stile di vita di Gesù, si offrono come vittime addirittura, quindi come Luisa. Ci penso io, per quanto possiamo, quindi imitando il loro maestro, pago io per loro, non faccio soffrire il prossimo. Non faccio del male a nessuno, me le prendo io le sofferenze e me le prendo io i mali. Se puoi farci qualcosa, se questo gioverà a qualcuno, bene, e se no quantomeno ho imitato le tue orme e ho cercato di ripetere il tuo modo di agire nei confronti di tutti. Questo proprio in parole proprio semplici, in parole proprio povere. E questa è la cosa più importante e più gradita che si possa fare agli occhi del Signore. E per cui in momenti difficili delle esistenze personali, delle situazioni umane, politiche, economiche, belliche, mondiali, nei momenti di prova e di travaglio, di tribolazione, di prove a livello ecclesiale, questa rimane sempre la via maestra. Ecco, attenzione. A questo si aggiunge, per le anime che vivono nella divina volontà, io invito sempre a riconsiderare il percorso che Luisa ha compiuto per volontà di Gesù, certamente un percorso che
È un percorso impegnativo, è un percorso che va a vette molto alte, che assume tinte straordinarie, quindi che non può da noi essere, come dire, preso ad litteram. Però ad litteram no, ma la sostanza di ciò che esso, come dire, descrive ed esprime, sì. Altre volte abbiamo meditato. Luisa è stata prima sposa di Gesù, poi vittima e poi figlia della divina volontà. Ma io sono convintissimo che questo non può significare altro che la vita nella divina volontà, che va oltre addirittura l'essere la sposa di Gesù e la sua vittima, però comprende in sé ciò che queste due del tutto peculiari vocazioni esprimono. Un amore folle, ardente, profondo, perso, assolutamente primario e fondante verso Gesù, espresso, diciamo, dal fenomeno mistico reale, di questo ne parla anche Santa Teresa, del matrimonio mistico, e l'imitazione di Cristo. E che cosa ha fatto Cristo? Cristo patì per noi, scrive San Pietro, lasciandoci un esempio, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme. Adesso non mi ricordo se la citazione è questa, non mi ricordo se è in prima persona o in seconda persona plurale. Cristo patì per noi, lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme. Egli non commise peccato, non si trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con rettitudine. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia, e dalle sue piaghe siamo stati guariti. Questo è quello che ha fatto Gesù. Quindi, dentro questo orizzonte, poi, come dire, si innesta l'operare nella divina volontà, che va ancora oltre. Come qui Gesù spiega, no? Di nuovo fa questi esempi molto peculiari, no? L'atomo nel mio volere e attraverso la ricezione da parte di questo atomo del mio volere, ecco, come ti muovi? Il mare immenso del mio volere riceve il suo moto, le acque si increspano, sono tutte quante immagini, no? E come agitate esalano la loro freschezza, i loro fumi e straripano a bene del cielo e della terra. Ma anche questo operare nel divin volere, con tutto ciò che questo comporta, no? È evidente che può essere possibile solo dentro un orizzonte di amore e dentro un orizzonte di immolazione, perché operare nel divin volere significa fare nostri gli interessi e le intenzioni di Dio e di Cristo in particolare. Cristo operava per la massima gloria del Padre, per la riparazione dei peccati e per la conversione dei peccatori. Non c'erano altre finalità dell'operare in lui. Ecco, quindi, questa è la vita nella divina volontà, che chiaramente è. Allora, dice, ma io non sono sposo, non ho fatto nessun matrimonio, non sono vittima. No. Ecco, ma nella preghiera sempre più profonda e personale, si impara a vivere un amore vivo, effettivo, affettivo nei confronti di Gesù, che non è sentimentalismo sterile, cioè Gesù quanto ti amo, quanto sei bello, poi finisce la preghiera e comincia a fare il diavolo a quattro, questo non serve a niente, questo qui, ma è esperienza però autentica e profonda, ecco, di sintonizzazione su quel canale che è quello assolutamente primario e prediletto da Dio nei rapporti con le sue creature, che è appunto quello dell'amore. E per quanto sta, lui non vorrebbe conoscere altro canale, la televisione sua ci avrebbe un canale solo, il canale dell'amore, basta. Purtroppo ce ne sono molti altri in teoria di canali, ma lui vorrebbe tenere acceso sempre e solo, per quanto sta in lui questo, se trovasse buoni telespettatori, ecco, diciamo così, dentro questa improvvisata immagine che mi è balenata nella mente, e poi anime disposte a soffrire. Questo purtroppo è un argomento
Anche gli apostoli raccontano i Vangeli, appena Gesù annunciava la passione, ci avevano paura di fargli domande, diventavano scuri, facevano finta di niente, zitto tu, zitto io, questo discorso insomma non è che è tanto allegro, è alquanto inquietante, quindi non facciamo domande. Meno ci pensiamo e meglio è, meno ne parliamo e meglio è, più lo rimandiamo e meglio è, però questo è la quintessenza della nostra vita in questo mondo, quintessenza che nessuno, tante volte, anche su questo abbiamo meditato, pensi che la divina volontà sia una scorciatoia o una, come dire, un modo per oltrepassare, bypassare o non attraversare, ecco, il cammino della croce che è inevitabile in questo mondo. Allora, operando nella divina volontà si producono degli effetti, quindi si va a mettere questo sigillo infinito e divino anche a tutti gli atti che si compiono, cioè un atto di amore a Gesù fatto nella divina volontà. Questo Gesù in parte lo dice, no? Dice per il tuo amore e per le tue preghiere, no? Io risparmio in parte l'umanità. Quindi, perché si prega nella divina volontà, si ama Gesù nella divina volontà, si soffre per Gesù nella divina volontà. Lo dico sempre, un digiuno fatto nella divina volontà, quindi con l'intenzione di chiamare la divina volontà in quel sacrificio che uno fa, e quindi è evidente che ha un peso specifico superiore a qualunque altro digiuno, non perché chi lo fa sia chissà chi o chissà che cosa, ma perché ci ha messo semplicemente questa intenzione. Perché poi soffre un po' sia chi fa il digiuno nella divina volontà che chi lo fa senza la divina volontà, la sofferenza è uguale, ma il merito della sofferenza è evidentemente infinito. Qui, a proposito di merito, entriamo nell'ultimo punto che Gesù affronta, no? La divina volontà in cielo è letificante, perché i beati ne godono. E godono anche degli atti compiuti dai viatori quando sono ancora sulla terra, ma dice, ne godono, vivono in esso come il proprio centro. Attenzione, ma non lo moltiplicano. Perché? Perché le anime del cielo, come la Chiesa ha sempre insegnato, non possono più meritare. Questo è un principio, anche oggi, insomma, si parla così tanto poco di queste cose, insomma, perché col fatto che Dio è buono e misericordioso e tanto tutti vanno in paradiso, non c'ha senso fare questi discorsi secondo una certa tacita, come dire, consuetudine, modo di ripensare, ma questo non è vero. Cioè, qui ogni atto che noi facciamo è qualificato come buono o cattivo, come meritorio o non meritorio, è gloria in più in paradiso, gloria in meno, è grazia in più o grazia in meno. Non è la stessa cosa se io faccio un atto di virtù, un'opera buona oppure no, se ne faccio una in più o una in meno. Non lo è, questo non deve certamente portare l'ansia, che una persona insomma stia angustiata perché deve fare 100 miliardi di opere buone al giorno perché vuole arrivare al top. Quindi questo non significa viverlo in questo modo, come dire, ossessivo, però è un dato di fatto. Ah, se Luisa opera nella divina volontà, probabilmente non è felicitata tanto quanto i cittadini del cielo, ma comunque questa vita produce una felicitazione reale anche in questo mondo, ma moltiplica il divino volere dappertutto e lo spande dappertutto. Quindi nei beati il divino volere è felicitante, dice Gesù. In te è operante e chiede i tuoi atti per moltiplicarmi. Ecco perché, a proposito di beni da apportare all'umanità, amare e riparare Gesù è un grande bene che si apporta all'umanità. Soffrire per amore di Gesù e dei nostri fratelli, quindi unire le nostre sofferenze alle nostre preghiere, è bene più grande ancora. Ma il massimo bene che noi possiamo portare è moltiplicare la potenza della divina volontà attraverso gli atti dappertutto, sapendo, ecco, che non è detto che gli effetti che questo produce siano immediatamente visibili o entusiasmanti. Ripetiamo, insomma, Gesù al termine della vita terrena sua
non ha concluso la vita terrena nel successo, nella gloria, sì, anche se conosciuta da pochi, perché dopo la morte c'è stata la risurrezione, ma lasciava un piccolo resto, quindi, cioè, insomma, cioè, è Gesù, quindi San Paolo dice, è apparso a più di 500 fratelli in una volta, insomma, no, ma il numero di discepoli che avrà lasciato Gesù non so se era molto superiore a questo, insomma, intorno ai 500 discepoli, forse, insomma, se ci arriviamo, insomma, abbiamo dei numeri dei Vangeli, insomma, delle possibilità, ecco. Quindi non è stato un grande successo. Però, ecco, molte delle cose che succedono operando e moltiplicando il divin volere, ripeto, non si vedono, non le vedremo in questa vita, non ce ne renderemo conto. Le vedremo, se Dio vuole, nell'altra. Quindi bisogna ricordare bene, a mio avviso, questo trittico, questo che è sposo, sposa, vittima e figlio del divin volere. Ovviamente, sempre tenendo presente le debite distanze, insomma, che un conto è vivere questo in maniera piena e straordinaria, un conto è viverlo in maniera analogica e ordinaria, però la roadmap, il cammino da fare è indubbiamente strutturato su queste coordinate. Bene, anche noi, anche oggi, consapevoli che certamente, come sappiamo, da tante cose che vediamo, anche da tante tue apparizioni a Santa Vergine Maria, che da Fatima in poi si susseguono, ecco, con toni abbastanza accorati per la situazione grave che constatiamo tutti quanti, in continuazione, insomma, a vari livelli, ecco, aiutaci a confermarci nel nostro proposito, ecco, di fare nel nostro piccolo quello che possiamo, che sembra piccolo ma che è grande, operando nel divin volere per fronteggiare e, come dire, aiutare nel nostro piccolo sempre, ecco, Gesù ha portare verso il meglio il mondo, ecco, a purificarci da tanto male e a fare in modo che presto venga l'avvento e il regno del divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.